veramente precipitata una nave aliena negli Stati Uniti? Non sembrava né un aereo né un missile. Sono atterrati alieni in Siberia? A differenza di altri casi, questo potrebbe essere risolto. Sono tuttora avvistate astronavi in Inghilterra? Ho visto l'astronave ferma a terra per circa 15 minuti. Il governo americano ha prove di vite aliene? Stati Uniti d'America, giugno 1947. Un pilota privato è in volo vicino a Mount Rainier. È il primo ad avvistare UFO che volano a velocità molto elevata. Hanno fatto seguito numerose segnalazioni di ulteriori avvistamenti. Mezzo secolo dopo, il grande mistero viene risolto. A molta gente è stato ordinato di non parlare di ciò che avevano visto. A seguito del ritrovamento eravamo scioccati. La vera storia è ancora da svelare. Io sono assolutamente certo che fosse una nave aliena. Avvistamenti, incontri con alieni, rapimenti. Negli ultimi 50 anni questi fenomeni si sono moltiplicati notevolmente. Non si è trattato di una semplice suggestione collettiva, ma di una voglia profonda di sapere se là fuori, nello spazio, c'è qualcuno. C'è realmente vita lassù e sono venuti a trovarci? Un'area di 200 metri di diametro, costellata da resti lucenti di fogli, lastre metalliche e barre di un metallo sconosciuto. Questo è quanto l'allevatore Mac Brazel ha trovato poco lontano dalla sua fattoria, Foster Ranch, il 14 giugno 1947. Egli dà scarsa importanza al ritrovamento e solo il 7 luglio rende pubblico il fatto, quando si reca nella vicina città di Roswell per vendere della lana. Lo sceriffo Wilcox allerta immediatamente il comando dell'Air Force locale. L'ufficiale di servizio Jesse Marshall si reca sul posto con una squadra per i rilievi del caso. Rientrato dopo il sopralluogo, inoltra immediatamente al comando un rapporto riservato. Ma la notizia trapela e diventa di dominio pubblico. A riprova delle voci diffusesi in questi giorni, abbiamo la conferma che una nave aliena è precipitata nei pressi di Roswell. La scoperta è stata fatta casualmente dal proprietario di un ranch vicino a Roswell e, dopo la segnalazione al comando militare, ha provveduto al prelievo dei resti, che sono stati immediatamente inviati al comando centrale. Il tenente Walter Hunt ricorda: la stampa diceva che noi avevamo in mano un disco volante e che il maggiore Marshall, nostro comandante, avesse ordinato il trasferimento dei resti al comando centrale di Fort Worth affinché il generale Ramey potesse sottoporli alle perizie del caso in forma riservata. Si pensa infatti che si possa trattare di un velivolo segreto sovietico e che il generale Ramey, allarmato, intenda sottoporre i resti ad un gruppo di esperti. Ero di servizio a Fort Worth, alla stazione meteorologica, quando mi telefonò il generale Ramey, che mi ordinò di partire subito con qualsiasi mezzo per raggiungerlo al comando. Mi disse che aveva immediato bisogno di una mia consulenza. Era evidente che si trattava di una cosa molto importante e soprattutto segreta. E allora risposi signor sì e partì. L'ufficiale Newton, giunto sul posto, identifica alcuni strumenti di fabbricazione ignota e materiale di una lega sconosciuta. Quando arrivai al comando trovai, oltre al generale, anche il maggiore Marshall, che mi disse che si trattava di resti di un UFO. L'ordine è di mettere a tacere i fatti.
ma qualcosa trapela. Sentiamo il giornalista Stan Friedman. Nel 1978 mi trovavo presso una stazione televisiva in attesa di mandare in onda un servizio quando il direttore, sapendo che stavo scrivendo un libro sui fatti di Roswell, mi suggerì di contattare il maggiore Jesse Marcel, uno degli ufficiali che aveva avuto a che fare con il presunto UFO. Era la strada giusta. Ciò che il maggiore Marcel ricordò con certezza era qualcosa che non aveva nulla a che fare con aerei, palloni o missili. Secondo la sua ricostruzione, il 2 luglio un fulmine colpì una navicella spaziale sopra Roswell. Pezzi di relitto si sparsero ovunque. L'oggetto fu colpito sopra le pianure di San Agustin, ma i resti caddero a circa 150 km di distanza, dove vennero trovati anche dei corpi. I resti però furono recuperati solo il giorno successivo. Il materiale impressionò molto il maggiore Marcel e suo figlio, che aveva 11 anni. Il mio primo ricordo di quell'incidente risale al 1947. Una notte venni svegliato da mio padre, saranno state circa le 2. Egli mi disse: ho qualcosa da mostrarti. E allora uscii con lui e andai verso la macchina per aiutarlo a portare a casa alcune scatole. Rovesciammo il contenuto sul pavimento della cucina così da poterlo esaminare. C'erano delle aste, del materiale simile a carta stagnola e della plastica nera. Mio padre mi disse che erano resti dell'UFO precipitato a Roswell. Presi una delle aste e la portai sotto la luce. Mi accorsi che era lucida come uno specchio e che rifletteva le immagini. Notai anche che c'erano dei disegni. Sembravano geroglifici stampati all'interno dell'asta. Erano simboli di diverse forme che non avevo mai visto. La stampa, che aveva diffuso la notizia dell'evento, fu costretta a ritrattare le proprie affermazioni. Tutto ciò per evitare il diffondersi del panico fra la popolazione. Andammo a casa di Mac per vedere i resti che aveva trovato. Presi un frammento. Sembrava un po' più largo di una matita e lungo circa 15-16 centimetri. Mac aveva trovato anche dei fogli che sembravano di alluminio. Se però provavi ad accartocciarli, questi ritornavano completamente lisci. Non c'erano assolutamente pieghe. C'era anche una specie di nastro che aveva qualcosa stampato sopra come un inchiostro rosa violaceo. Sopra c'erano dei geroglifici o dei disegni incomprensibili che non avevamo mai visto prima. Si dice che sul luogo dell'incidente furono trovati anche i corpi di alieni che furono recuperati dall'esercito, che allertò il pronto soccorso locale. Sentiamo il medico di guardia. Fui chiamato d'emergenza alla base militare di Roswell. Dennis fu incaricato di trasportare in ospedale un pilota ferito. Arrivato in infermeria, vidi 3 autocarri militari dove parcheggiavo di solito. Guardai dentro e vidi molti rottami, sicuramente provenienti da un grosso incidente. Ricoverato il ferito, fui richiamato da una certa animazione nella zona dell'obitorio. Vidi uscire un'infermiera che conoscevo, era sconvolta, e mi disse: Dennis, vattene più in fretta che puoi, perché rischi di metterti in guai seri. Stava piangendo ed era molto nervosa e spaventata. Il giorno dopo la incontrai di nuovo. Mi raccontò che avevano fatto un'autopsia. Mi disse anche che nella sala operatoria c'era un telo che copriva 2 corpi tremendamente mutilati. Mi riferì di aver visto una mano con 4 dita staccata da uno dei corpi. Un'altra caratteristica straordinaria erano dei piccoli cuscinetti adiposi che ricoprivano la punta delle dita e sembrava che avessero delle ventose.
Come tutti gli altri resti dell'incidente, anche quelli visti da Glenn Dennis furono immediatamente trasportati alla base militare. Come testimonia Frank Canfunam, uno dei militari accorsi sul luogo dell'incidente, dove ricorda di aver visto un mezzo molto simile a un disco. Negli anni 90, l'americano Santilli ha proposto alle TV mondiali il filmato dell'autopsia che analizziamo con una ricostruzione. Ad aiutarci nell'analisi del filmato è il colonnello Daniel McGovern, il primo a filmare Nagasaki dopo l'esplosione atomica. Secondo me, tutto l'apparato di ripresa fu puramente amatoriale. McGovern sostiene infatti che in un'occasione così eccezionale bisognava affidarsi ad operatori e apparecchiature professionali di cui l'esercito è sempre stato fornito. Santilli non ha mai voluto svelare il nome di colui che gli ha fornito il filmato. Questo fatto ha alimentato i dubbi sulla sua autenticità. Le perplessità non si riferiscono solo alla tecnica di ripresa, ma anche a come è stata affrontata l'autopsia. Il dottor Sivaloganathan è un patologo che ha eseguito più di 20.000 autopsie anche in seguito ad incidenti aerei. L'autopsia sul corpo di un alieno è una cosa mai eseguita. Se avessi fatto io questa autopsia, avrei separato dal collo e dalla bocca tutti gli organi interni. Avrei preso cuore e polmoni e li avrei portati sul tavolo delle sezioni per eseguire una sezione anatomica. Invece, tutto quello che vidi fu qualcuno che prendeva un paio di forbici con l'indice e il pollice, cosa che nessun patologo fa, perché il taglio non è controllabile. Tutti i patologi impugnano le forbici con il pollice e il medio, così che l'indice possa guidare e tenere la mano ferma. Quello che è stato fatto nel filmato, inoltre, era semplicemente andare dentro, prendere un organo senza fare attenzione, mettere i resti in piccoli vassoi e portarli via, come se si fosse in una macelleria e non in un obitorio. L'altra cosa che ho notato è che non furono misurati né la ferita né il corpo. Normalmente quello che tutti i patologi del mondo fanno è di esaminare con molta attenzione le ferite, misurarle, guardarne i contorni e poi fotografarle. Un altro dubbio lo desta il breve tempo impiegato per fare l'autopsia, un'ora e mezza contro le quattro necessarie per un'autopsia a seguito di morte violenta. Un altro tentativo di spiegare il mistero di Roswell si riferisce a palloni aerostatici lanciati dai giapponesi durante la guerra. Appesi a questi palloni vi erano ordigni esplosivi che venivano sganciati sul territorio americano. La teoria ipotizza che i resti trovati a Roswell fossero quelli di un pallone aerostatico con a bordo un equipaggio kamikaze. Così si spiegherebbe anche il ritrovamento di corpi. Resti di altri palloni dello stesso genere furono trovati in altre zone degli Stati Uniti. Ma nel 1947 le pianure del Nuovo Messico nascondevano altri segreti. La tecnologia tedesca delle V2, acquisita dall'esercito americano, veniva sviluppata e sperimentata. Nel corso degli esperimenti, però, vennero commessi degli sbagli. Per un errore di programmazione, un missile per poco non colpì una città e altri andarono persi in aree desertiche. C'è chi pensa che a precipitare a Roswell non sia stato un UFO, ma una V2 di nuova concezione. La presenza di corpi privi di vita sul luogo del disastro viene spiegata dall'inserimento di scimmie che veniva effettuato ai tempi all'interno delle testate dei missili. Questo documento, filmato all'epoca, conferma che furono utilizzate nel corso di lanci. Quelli che il generale Raimi diceva essere resti di un UFO potrebbero quindi essere stati quelli di una V2. Un'ultima teoria sostiene che i resti di Roswell fossero quelli di palloni meteorologici che al tempo venivano lanciati da un gruppo di studenti dell'Università di New York in forma sperimentale. Tirando le somme,
Dobbiamo ammettere che tutte le tesi che tendevano a smentire la caduta di un'astronave aliena non hanno mai documentato ampiamente la propria validità. Troppe sono le testimonianze che hanno documentato che a Roswell è successo qualcosa di sicuro interesse scientifico per tutta l'umanità e che per ragioni di non allarmismo si sia creato un muro di segretezza. Per conoscere la verità bisognerà attendere i primi anni del XXI secolo, quando verrà reso pubblico il contenuto del famoso Blue Book, che racchiude tutte le relazioni riguardanti i fenomeni sugli UFO. Vladivostok, uno dei porti cruciali dell'ex Unione Sovietica. Non molto lontano da qui si trova una zona che viene considerata luogo di un incidente di una nave spaziale aliena. Ci siamo recati sul posto e ci siamo serviti dell'aiuto di un esperto russo di UFO, il giornalista televisivo Georg Knapp. Ci stiamo dirigendo verso Dalnegorsk. 10 anni fa questo viaggio non sarebbe stato possibile. È un luogo molto fuori mano. Ecco perché ci troviamo su questo elicottero militare. È l'unico modo per arrivare là. Inoltre, politicamente, 10 anni fa, quando avvenne l'incidente, se fossimo andati a Vladivostok e avessimo fatto fotografie del porto e dei suoi segreti militari, saremmo stati a dir poco imprigionati. Stiamo andando là per vedere se l'incidente di Dalnegorsk è l'equivalente russo del caso Roswell. Ci sono testimonianze di più avvistamenti e analisi scientifiche del materiale. L'incidente di un oggetto sconosciuto a Dalnegorsk, in Siberia, nel gennaio 1986, fu argomento di molte domande. Ci si è chiesti che cosa fosse quella sfera di 2 metri che volava parallela al suolo tra le colline. Si spostava a solo 60 km all'ora. È difficile quindi pensare a un fenomeno naturale come un meteorite, un satellite caduto o una parte di un missile. Le tracce portano veramente a una tecnologia extraterrestre? Sono definitivi i testi redatti dopo l'analisi dei resti? Tra i monti che circondano la città domina una montagna chiamata Altezza 611. Testimoni videro la strana sfera volare verso il crinale, salire e quindi cadere, incendiandosi vicino alla cresta. Era rossa e arancio. Cambiava colore continuamente. Quando saliva diventava più luminosa e quando scendeva più scura. Salendo emanava raggi di luce. È accaduto il 29 gennaio 1986. Abbiamo visto uno strano oggetto, era giallo e luminoso, sembrava il sole. Si spostava parallelamente al terreno. Ne fuoriusciva un singolo grande raggio di luce, poi scomparve oltre la collina. Non ho sentito esplosioni e non ho visto flash di luce. Tuttavia, dopo essere salita e scesa alcune volte, è svanita oltre la collina. Secondo lei, cosa pensa che fosse? Un UFO, è ovvio. Squadre di ricerca trovano il punto dell'impatto. Materiali misteriosi, oggetti a forma sferica, garze e reti vengono prelevati dagli accademici dell'esercito. Ai ricercatori locali restano solo pochi frammenti. Nell'arco di 3 anni viene redatto uno studio di 300 pagine, il cui autore evidenzia nei reperti caratteristiche ignote. Sul luogo dell'incidente trovai pezzetti di selce magnetizzata e circa 300 grammi di materiale sconosciuto. Dopo l'incidente su Altezza 611 ci furono molti altri avvistamenti di UFO su Dalnegorsk, dischi, oggetti di forma sferica e luci. Sembrava che quegli oggetti stessero cercando qualcosa sul terreno perché utilizzavano molte luci. Erano luci molto interessanti, illuminavano solo il terreno. Non c'erano raggi visibili nel cielo. Tutto mi portò a credere che quegli oggetti fossero stati fabbricati da esseri di grande intelligenza, probabilmente di origine extraterrestre. Un relitto metallico recuperato sul luogo contiene numerosi elementi più duri di quelli reperibili sul nostro pianeta.
Questo oggetto è costituito da fili di quarzo e oro più sottili di un capello umano, intessuti a rete. Ciò che ho analizzato, dice Valeri, non è qualcosa fatto sulla Terra, ma parte di qualcosa di extraterrestre. Nessun altro ricercatore russo ha pubblicato qualcosa sui suoi ritrovamenti o mostrato del materiale. Si deve trovare una risposta a questo fatto, prima che anche qui tutto venga messo a tacere. A differenza di molti casi di UFO, questo potrebbe essere risolto. I russi hanno sequestrato i resti di Dalnegorsk da più di 10 anni. Fu detto che l'oggetto era di origine terrestre. Ma dove sono i rapporti? E ancora, dove sono i resti? L'unica analisi scientifica rilasciata a tutt'oggi suggerisce che l'oggetto non era stato fatto sul nostro pianeta. Nella base aerea della RAF a Woodbridge, in Inghilterra, ha sede una squadriglia dell'aeronautica americana. Nel dicembre del 1980, il personale di servizio fece un incontro inaspettato. Un memorandum interno dell'aviazione americana conferma l'accaduto. Sentiamo la testimonianza dell'autore di questo documento. Nel 1980 fui assegnato al comando della base di Woodbridge. Nella sera del 29 dicembre era in corso un party. Avevamo appena finito di cenare quando il tenente di polizia in servizio entrò agitato e pallido. Doveva parlare con me e con il comandante della base e disse: «È tornato». Gli chiedemmo: «Che cosa è tornato?». Lui rispose: «Lo sapete, l'UFO è tornato». Tre giorni prima c'era stato un avvistamento testimoniato da molti addetti alla sicurezza. Attraversammo la base e uscimmo dal cancello di servizio. Procedemmo verso la zona del bosco dove si supponeva ci fosse stato un atterraggio alcune notti prima. Arrivati sul posto, iniziammo a fare dei rilevamenti. All'improvviso, qualcuno notò una luce poco distante da noi. Brillava come il sole, era luminosa, ma aveva un centro scuro e sembrava ci fosse qualcosa che gocciolava fuori. Sembrava metallo fuso. La luce era a circa 30 metri alla nostra sinistra, quasi di fronte a un campo coltivato. Appena ci avvicinammo, la staccionata al bordo del campo esplose improvvisamente, ma tutto accadde nel più assoluto silenzio. Improvvisamente, l'oggetto si divise in 5 parti bianche e scomparve. Solo allora ci accorgemmo che c'erano altri oggetti nel cielo, 2 a nord e 1 a sud. Erano luminosi, colorati e si muovevano molto rapidamente, come se fossero in formazione. Li guardammo per alcuni minuti, ci voltammo e guardammo l'oggetto verso sud e improvvisamente questi si diresse verso di noi velocemente. Si fermò poco distante e inviò a terra un raggio che si fermò ai nostri piedi e rimase lì per alcuni secondi e poi si spense. In qualche modo riuscimmo a comunicare con il comando e chiedemmo di controllare quel settore con i radar. Ci dissero che non rilevavano niente sullo schermo e che non riuscivano a darci spiegazioni. Non avevo mai visto niente di simile. Era sicuramente alieno. Ho avuto una sensazione chiarissima quella notte e sono fermamente convinto che quegli oggetti che abbiamo visto fossero sotto una specie di controllo intelligente. 3 giorni prima, gli uomini di pattuglia ebbero un contatto fisico con degli UFO. Mi fu ordinato di uscire dal cancello est. Erano quasi le 4 di notte. Andai verso il bosco. Quando arrivai c'erano sul luogo 2 unità di polizia. Stavano indicando una zona boschiva a circa 300 metri dal cancello est. Vedemmo una luce pulsante bianca, gialla e blu. Più ci avvicinavamo, più la luce aumentava. Giunti al limite del bosco, riuscivamo a fatica a tenere gli occhi aperti.
A 50-60 metri dall'oggetto, la luce si attenuò un po' come per permettermi di avvicinarmi. Quando arrivai a circa 10 metri, mi resi conto di non aver mai visto un tipo di aereo simile. Aveva le fiancate triangolari come una piramide, circa 8 metri per 8 metri per 9, alto circa 7 metri. L'apparecchio sembrava fatto con un materiale molto levigato, simile a vetro nero. Alla sua base c'era ciò che sembrava essere un qualcosa fatto per supportare il velivolo che aveva lasciato l'impronta di un triangolo sul terreno. I colori che coprivano i suoi bordi erano rosso, blu e giallo. Procedetti verso l'apparecchio. Mi fermai a lato e notai delle scritte indecifrabili, iscrizioni molto strane sul lato dell'apparecchio. Non sapevo cosa fossero. L'apparecchio era caldo. Osservai il velivolo per circa 15-20 minuti, continuando a girargli intorno e a toccarlo. Poi, improvvisamente, dopo 15 minuti, l'apparecchio iniziò a muoversi, retrocedendo verso gli alberi. Probabilmente arretrò di circa 60-70 metri. Poi l'apparecchio si alzò sopra gli alberi e in una frazione di secondo sparì. Quello non era un aereo. Non avrebbe potuto volare. Non emetteva alcun suono ed era in grado di spostarsi e di decollare in un attimo. Ha queste possibilità l'aviazione americana? No. Le ha qualcun altro in qualche parte del mondo? Non per quanto io sappia. Troppe sono le testimonianze perché si possano ignorare. Non possiamo nascondere la testa nella sabbia come gli struzzi. La scienza ufficiale, nell'interesse dell'umanità, deve dare una risposta. Fra non molti anni, forse, questa ci verrà data, quando il contenuto del Blue Book sarà di pubblico dominio. Sono il soggetto dei nostri incubi e pervadono la nostra cultura popolare. Anche se sono alieni, ci sono curiosamente familiari. Sono amici o nemici? E soprattutto, esistono davvero? Gli scienziati hanno gli occhi puntati verso il cielo alla ricerca di una risposta alla domanda più attuale. Siamo soli nell'universo o c'è qualcun altro là fuori? È un sogno divenuto realtà? O un incubo? La maggior parte della gente crede nell'esistenza degli alieni. Secondo alcuni, gli alieni sarebbero addirittura già qui. Qualche remoto posto dell'universo gli alieni esistono, prima o poi assisteremo al loro arrivo sulla Terra. Alcuni sono già arrivati a Hollywood. Nel frattempo, l'indagine viene portata avanti da un piccolo ma tenace gruppo di scienziati che stanno dedicando la loro vita alla ricerca di alieni autentici. Aspettano pazientemente di effettuare la scoperta del millennio.
Fuori dalla nostra galassia, la Via Lattea, ci sono miliardi di altre galassie. Secondo gli scienziati, ci potrebbero essere più soli nel cosmo in grado di alimentare la vita che granelli di sabbia sulla Terra. Un'eventualità che ci sembra incredibile, eppure siamo davvero gli unici esseri evoluti dell'universo. Senza un indizio dal cielo, o almeno un segnale da un altro sistema solare, non possiamo esserne certi. Perciò, continuiamo a scrutare le stelle. Il SETI, Ricerca di Intelligenze Extraterrestri, è un programma di studio che si occupa dell'ascolto di eventuali segnali provenienti dall'universo. In realtà, la ricerca ebbe inizio negli anni 50, quando russi e americani cominciarono a rincorrersi nello spazio. Si diede campo libero all'immaginazione. Cosa o chi altro c'era nello spazio? Washington, London, Paris, Moscow are key targets. Con tutti i missili che esplodevano, la gente cominciò a vedere qualcosa e a volte anche a filmare. The whole world is under attack. Can it survive? La Terra divenne una facile conquista cosmica per alieni cattivi, alieni buoni e alieni meccanici. Avversari troppo forti per dei comuni mortali. Nel 1964 gli Stati Uniti lanciarono su Marte una sonda spaziale alla ricerca di segnali di vita. In passato alcuni scienziati credevano che i profondi solchi visibili sulla superficie del pianeta fossero canali costruiti da operosi marziani. Nelle spaccature della superficie di Marte, qualcuno vede ancora le rovine di una grande e antica civiltà. Oppure un enorme volto di umanoide scolpito da extraterrestri. Ma in realtà, le foto inviate dalla sonda spaziale ci hanno mostrato un paesaggio arido e senza vita. Il pianeta considerato più adatto ad ospitare forme di vita sembrava all'apparenza morto. Quel senso opprimente di solitudine cosmica fu una grossa delusione per tutti i simpatizzanti del progetto SETI. Forse, si pensò, siamo soli. Ma se non c'è nessun altro nel nostro sistema solare, perché non mandare navicelle spaziali in sistemi più lontani? Forse un giorno le nostre sonde raggiungeranno galassie ancora sconosciute. Per ora possiamo cercare di stabilire dei contatti attraverso le onde radio. In questo momento tutte le onde radio e TV si stanno diffondendo nello spazio alla velocità della luce. I primissimi programmi ora hanno probabilmente percorso una distanza pari a 50 anni luce, vale a dire sono arrivati 12 volte più lontano di Alfa Centauri, la stella più vicina alla Terra. Una navicella spaziale impiegherebbe 500.000 anni a coprire la stessa distanza. Se nello spazio c'è qualcuno, lo sentiremo prima per radio? Siamo nel 1955 a Cambridge, nel Massachusetts. Francis Drake, questo giovane astronomo, senza saperlo, sta per entrare nella storia. È un laureato di Harvard e una fredda sera, rimasto solo nel laboratorio di astronomia, fece una scoperta che risultò subito sensazionale. Per lui, un debole segnale percepito da un radiotelescopio segnò un'importante pietra miliare nella ricerca di intelligenze extraterrestri.
Drake puntò l'antenna parabolica verso le Pleiadi, un gruppo di stelle della costellazione del Toro. Si stava preparando per una notte di studio quando improvvisamente il ricevitore captò qualcosa di strano. Un segnale insolito proveniente da quelle lontane stelle. La frequenza del segnale faceva pensare che provenisse da una fonte intelligente. Drake raccontò di aver provato una forte emozione e di aver pensato, almeno all'inizio, che forse la gente delle Pleiadi stava cercando di mettersi in contatto con l'uomo. Oggi Frank Drake è il presidente del SETI Institute di Mountain View in California. Studi successivi dimostrarono che il segnale non proveniva dalle Pleiadi. Puntai il telescopio in altre direzioni e il segnale era sempre presente, perciò era di provenienza terrestre. Tutto ciò suggerì comunque che le onde radio potevano costituire un mezzo di comunicazione fra civiltà diverse. Drake diede inizio al monitoraggio delle onde radio cosmiche in cerca di segnali di vita intelligente. Il dottor Seth Shostak è uno stretto collaboratore di Drake al SETI Institute. Tiene sotto controllo i deboli segnali radio provenienti da più di 1000 stelle. Il progetto Phoenix ascolta i segnali provenienti dal cielo. Ascoltiamo sia i segnali continui a una sola tonalità, come un fischio, sia i segnali a intermittenza, quei segnali che si accendono e si spengono come la luce di un faro, per intenderci. Il segnale più importante che abbiamo ricevuto è stato una semplice linea costante sullo schermo del computer. Solo la squadra di Shostak e pochi altri uomini sulla Terra hanno avuto la fortuna di captarla. Questo ricevitore non è reperibile nei negozi. Ce lo siamo costruito noi due e per farlo abbiamo avuto bisogno di molte componenti elettroniche e apparecchiature speciali. Intendo dire che questo è un ricevitore molto complicato come hardware e utilizza software sofisticati. Il progetto Phoenix non solo capta milioni di frequenze al secondo, ma decodifica simultaneamente i segnali. Facciamo uso di un computer di particolari capacità operative. Ogni secondo può captare 28 milioni di canali radio e decide se c'è qualcosa di interessante che valga la pena di comunicare all'astronomo. Nel 1955 la ricerca di vita intelligente fece un grosso passo avanti quando un gruppo denominato Società Planetaria svelò il suo straordinario progetto Beta, che avrebbe avuto la stessa capacità ricettiva di 250 milioni di apparecchi radio funzionanti, tutti contemporaneamente alla ricerca di quel segnale che entusiasmerebbe il mondo. L'enorme parabola, ampia 25 metri, del radiotelescopio Beta capta su 250 milioni di canali e scandaglia il cielo a 180 gradi. Più di una volta gli astronomi hanno trattenuto il respiro. Ma i segnali che sembravano essere extraterrestri erano di origine terrestre. Con lo sviluppo della tecnologia e la riduzione dei costi, le probabilità di stabilire questo contatto crescono di anno in anno. Credo che il contatto verrà stabilito. Piuttosto resta da vedere quanto tempo ci vorrà, ma questo dipenderà dall'impegno che vorremmo dedicarvi. La serietà con cui stiamo lavorando ora mi induce a sperare e perfino a scommettere che il contatto avverrà entro i primi anni del 2000 o anche prima. Il dottor Charles Spiegel, psicologo, è il direttore della Unarius Academy in California. Gli unariani prevedono che la nostra odissea nello spazio culminerà nel 2001, l'anno del contatto. Sì, credo, anzi so, che ci sono persone nello spazio. Esiste una vita intelligente fuori da questa Terra. Ci sono migliaia di altri mondi popolati da esseri intelligenti. E queste persone stanno cercando di attirare la nostra attenzione.
Lo stanno facendo seguendo un piano prestabilito, messo a punto da un creatore che vive al di là della terza dimensione, quella della coscienza. Gli Unariani non conoscono soltanto l'anno dell'arrivo degli alieni, ma anche il mese, ottobre. Perciò hanno già preparato un luogo per l'atterraggio. Secondo gli Unariani, i 33 pianeti della Confederazione Aliena sono popolati da creature più intelligenti di noi, ma non più temibili. Il loro arrivo non inaugurerà la guerra dei mondi, ma l'età dell'acquario. Questo è il luogo dove atterreranno le navicelle provenienti da 33 diversi pianeti della nostra galassia. Ciò che vedremo sarà una luce splendente. E da quella luce usciranno le 33 navicelle e si schiereranno. Dapprima le vedremo separarsi nel cielo, poi assisteremo ad uno spettacolo unico. La prima nave atterrerà e la seconda si poserà sopra di essa agganciandosi. Poi la terza si aggancerà sulla seconda, la quarta sulla terza, e così di seguito, finché ci saranno 33 piani. Sarà una specie di imponente colonna. La maggior parte degli scienziati non immagina così il primo contatto. Molti astronomi sono d'accordo con gli Unariani solo su un punto. Da qualche parte nello spazio ci sono altre forme di vita. Tutte le creature, terrestri e non, necessitano di alcune sostanze essenziali per sopravvivere. Nell'Orsa Maggiore, a circa 300.000 miliardi di chilometri, sono stati individuati due pianeti abbastanza temperati sui quali si trova l'acqua, un requisito essenziale per la vita. All'interno del nostro sistema solare si pensa che una luna di Giove e il pianeta Marte abbiano un tempo ospitato forme semplici di vita. Steve Marin, astronomo della NASA che si occupa del telescopio spaziale Hubble, crede negli extraterrestri, ma ha qualche dubbio sulla nostra ricostruzione del loro aspetto. Non ho idea di come potrebbe essere una vita intelligente in un'altra parte dell'universo, ma credo che molte delle interpretazioni da noi date non siano proprio corrette. Ci sono persone che dicono deve assomigliarci, i suoi occhi devono essere per forza davanti per vedere dove vanno. Ma la natura ha in serbo soluzioni sorprendenti per problemi che noi non potremmo affrontare. Gli scrittori di fantascienza con la loro fervida immaginazione hanno le stesse probabilità degli scienziati di indovinare l'aspetto di un extraterrestre. Le nostre opinioni sul loro aspetto sono state materializzate dalla televisione, dal cinema e dalla fantasiosa immaginazione degli artisti e degli scultori che li hanno creati. L'idea parte dal copione. Leggiamo attentamente il copione, lo analizziamo e cerchiamo di immaginare quali modelli si adattino alla storia specifica a cui stiamo lavorando. Gli artisti e gli scultori della Optic Nerve Studios creano gli esseri che popolano film di fantascienza come Babilonia 5. Il designer John Hovich crea alieni da quando aveva 14 anni. Cerchiamo di osservare la natura per capire qual è la logica che sta dietro all'evoluzione della vita. Osserviamo, credo, l'evoluzione. Prestiamo attenzione ai diversi tipi di creature, alle diverse specie. Usiamo anche un po' della nostra immaginazione per creare alcuni disegni e poi spesse volte prendiamo spunto da molti libri e da animali veri o insetti, come questi. Magari scegliamo qualcosa che ci piace, una vespa o un tricheco. Io faccio molto uso dei modelli di coccodrillo e poi li associo alle fattezze umane. Oppure incrocio due animali diversi e ottengo un essere differente che non assomiglia a nessuno dei due originali. Qualcosa che potrebbe essere un alieno. Mentre gli artisti si domandano come potrebbero essere gli extraterrestri, qualcuno conosce già la risposta perché li ha incontrati di persona.
Alcuni ritengono che la ricerca di intelligenze extraterrestri dovrebbe iniziare qui, sulla Terra. Ne è un esempio l'autore Bud Hopkins, che ha intervistato dozzine di persone che sostengono di essere state rapite dagli alieni. Quando esamini questi casi uno per uno, ti rendi conto che sfuggono a qualsiasi spiegazione razionale. Ciò costituisce una prova inconfutabile. A quelle persone è davvero accaduto qualcosa di sconvolgente e anche gli psicologi e gli psichiatri che analizzano questi casi spesso si convincono che quella gente ha avuto delle esperienze reali. È veramente entrata in contatto con un UFO. Una donna che preferisce rimanere anonima afferma di essere stata rapita più volte da quando aveva 5 anni. Sono alti 1,5 metri circa. Hanno la testa più grande della nostra e sono molto molto pallidi. Hanno gli occhi neri, molto grandi e a mandorla. Quando li guardi è come se guardassi nelle profondità. Si vedono tante cose in quegli occhi. Voglio dire, quegli occhi sono una cosa che non dimenticherò mai. Gli alieni andarono per la prima volta da lei nel cuore della notte, nella fattoria dell'Iowa dove è cresciuta. Ritornarono innumerevoli volte per condurre i loro esperimenti. In incontri come questo si dice che gli alieni comunichino coi terrestri telepaticamente e assicurino loro che tutto andrà bene. Gli alieni lasciano dietro di loro più domande che risposte. Quando compariranno la prossima volta? Perché visitano alcune persone e altre no? Che tipo di informazioni stanno raccogliendo e a quale scopo? Non sappiamo quale sia il loro obiettivo finale e questo è l'aspetto più fastidioso di tutta la faccenda. A mio parere, trattano le persone come noi trattiamo gli animali in laboratorio. Se i loro esperimenti sono di tipo genetico, ovviamente ci vorrà un po' di tempo. Tutto sembrerebbe indicare che si tratti proprio di esperimenti di questo tipo. Esperimenti genetici a lungo termine, effettuati con l'impiego del loro DNA e del nostro. I disegni fatti dai rapiti sono proprio come gli identikit dei ricercati forniti dai testimoni di un crimine. Tutti concordano sull'aspetto del colpevole, una creatura con la testa sferica e con enormi occhi neri a mandorla. Nessuno sa quanti uomini siano stati rapiti dagli alieni. Secondo Hopkins potrebbero essere milioni, ma solo una piccola percentuale racconta in pubblico la sua storia. Diversamente dagli unariani, alcuni rapiti pensano che gli alieni portino solo guai. Grandi città potrebbero essere rase al suolo da mostruosi dischi volanti. Agli occhi degli alieni, noi potremmo essere una sorta di creatura fastidiosa che deve essere eliminata. Oppure potremmo essere visti come un animale curioso da inserire in uno zoo interstellare. O una bestia da soma che deve essere domata e ridotta in schiavitù. In altre parole, potremmo essere loro vittime. Secondo altri, potrebbe essere un incontro positivo fra gli esseri venuti dal cielo e noi. Con alieni più saggi di noi alla nostra guida, potremmo eliminare dal pianeta tutti i mali, come l'inquinamento, le malattie e le tasse. In ogni caso, l'annuncio dell'esistenza degli alieni sconvolgerebbe la Terra, anche se è quasi certo che il primo contatto non avverrà per mezzo di una navicella spaziale, ma attraverso semplici segnali radio. Interrompiamo il programma per una notizia straordinaria. Buonasera da Carol Auer. Pochi minuti fa una fonte autorevole all'interno della Società Internazionale di Radioastronomia ci ha confermato che è stato stabilito un contatto con esseri alieni intelligenti.
Per evitare il panico, la Commissione Internazionale di Scienziati del SETI ha redatto un protocollo che stabilisce cosa fare nel caso venga scoperta un'intelligenza extraterrestre. Prima, lo scopritore deve escludere ogni fenomeno naturale o interferenza terrestre. Poi, la scoperta deve essere confermata da un altro osservatorio. A questo punto si può diffondere la notizia, così tutti possono puntare il telescopio nella stessa direzione. Poi si informa il mondo intero attraverso una conferenza stampa. Il protocollo del SETI non fa nessun riferimento al tipo di risposta. Per ora la comunità del SETI si accontenta di ascoltare i segnali radio. Donald Tartar, consulente dell'Università Internazionale dello Spazio, ritiene che stiamo perdendo un'opportunità. In questo modo rischieremmo di trovarci impreparati di fronte alla più grande scoperta della storia della scienza. A mio avviso dovremmo dare una risposta immediata. Una specie di messaggio telefonico preregistrato, col semplice scopo di comunicare che abbiamo ricevuto il segnale e che ristabiliremo il contatto al più presto. Seth Shostak è di parere contrario. Secondo lui, le distanze intergalattiche sono troppo vaste per sostenere una conversazione. La civiltà più vicina potrebbe essere a 100, 200 anni luce. Supponiamo 200. Se inviamo un messaggio, ci mette 200 anni ad arrivare. Se ci rispondono, ce ne vogliono altri 200. Nel frattempo, possiamo aver perso interesse per la cosa o non avere più fondi. Perciò, non seguiremo questo iter. Se la ricerca di vita intelligente nello spazio intercetterà un segnale, sarà l'evento più importante della storia dopo la scoperta del fuoco. Anche se l'incontro avverrà più avanti nel tempo, sapremo comunque che c'è qualcun altro nell'universo e che, dopo tutto, non siamo soli. È veramente precipitata una nave aliena negli Stati Uniti? Non sembrava né un aereo né un missile. Sono atterrati alieni in Siberia? A differenza di altri casi, questo potrebbe essere risolto. Sono tuttora avvistate astronavi in Inghilterra? Ho visto l'astronave ferma a terra per circa 15 minuti. Il governo americano ha prove di vite aliene? Stati Uniti d'America, giugno 1947. Un pilota privato è in volo vicino a Mount Rainier. È il primo ad avvistare UFO che volano a velocità molto elevata. Hanno fatto seguito numerose segnalazioni di ulteriori avvistamenti. Mezzo secolo dopo, il grande mistero viene risolto. A molta gente è stato ordinato di non parlare di ciò che avevano visto. A seguito del ritrovamento eravamo scioccati. La vera storia è ancora da svelare. Io sono assolutamente certo che fosse una nave aliena.
Avvistamenti, incontri con alieni, rapimenti. Negli ultimi 50 anni questi fenomeni si sono moltiplicati notevolmente. Non si è trattato di una semplice suggestione collettiva, ma di una voglia profonda di sapere se là fuori, nello spazio, c'è qualcuno. C'è realmente vita lassù e sono venuti a trovarci? Un'area di 200 metri di diametro, costellata da resti lucenti di fogli, lastre metalliche e barre di un metallo sconosciuto. Questo è quanto l'allevatore Mac Brazel ha trovato poco lontano dalla sua fattoria, Foster Ranch, il 14 giugno 1947. Egli dà scarsa importanza al ritrovamento e solo il 7 luglio rende pubblico il fatto, quando si reca nella vicina città di Roswell per vendere della lana. Lo sceriffo Wilcox allerta immediatamente il comando dell'Air Force locale. L'ufficiale di servizio Jesse Marshall si reca sul posto con una squadra per i rilievi del caso. Rientrato dopo il sopralluogo, inoltra immediatamente al comando un rapporto riservato. Ma la notizia trapela e diventa di dominio pubblico. A riprova delle voci diffusesi in questi giorni, abbiamo la conferma che una nave aliena è precipitata nei pressi di Roswell. La scoperta è stata fatta casualmente dal proprietario di un ranch vicino a Roswell e, dopo la segnalazione al comando militare, ha provveduto al prelievo dei resti, che sono stati immediatamente inviati al comando centrale. Il tenente Walter Hunt ricorda: la stampa diceva che noi avevamo in mano un disco volante e che il maggiore Marshall, nostro comandante, avesse ordinato il trasferimento dei resti al comando centrale di Fort Worth affinché il generale Ramey potesse sottoporli alle perizie del caso in forma riservata. Si pensa infatti che si possa trattare di un velivolo segreto sovietico e che il generale Ramey, allarmato, intenda sottoporre i resti ad un gruppo di esperti. Ero di servizio a Fort Worth, alla stazione meteorologica, quando mi telefonò il generale Ramey, che mi ordinò di partire subito con qualsiasi mezzo per raggiungerlo al comando. Mi disse che aveva immediato bisogno di una mia consulenza. Era evidente che si trattava di una cosa molto importante e soprattutto segreta. E allora risposi signor sì e partì. L'ufficiale Newton, giunto sul posto, identifica alcuni strumenti di fabbricazione ignota e materiale di una lega sconosciuta. Quando arrivai al comando, trovai, oltre al generale, anche il maggiore Marshall, che mi disse che si trattava di resti di un UFO. L'ordine è di mettere a tacere i fatti. Ma qualcosa trapela. Sentiamo il giornalista Stan Friedman. Nel 1978 mi trovavo presso una stazione televisiva in attesa di mandare in onda un servizio quando il direttore, sapendo che stavo scrivendo un libro sui fatti di Roswell, mi suggerì di contattare il maggiore Jesse Marshall, uno degli ufficiali che aveva avuto a che fare con il presunto UFO. Era la strada giusta. Ciò che il maggiore Marshall ricordò con certezza era qualcosa che non aveva nulla a che fare con aerei, palloni o missili. Secondo la sua ricostruzione, il 2 luglio un fulmine colpì una navicella spaziale sopra Roswell. Pezzi di relitto si sparsero ovunque. L'oggetto fu colpito sopra le pianure di San Agustin, ma i resti caddero a circa 150 chilometri di distanza, dove vennero trovati anche dei corpi. I resti, però, furono recuperati solo il giorno successivo. Il materiale impressionò molto il maggiore Marshall e suo figlio, che aveva 11 anni. Il mio primo ricordo di quell'incidente risale al 1947,
Una notte venni svegliato da mio padre, saranno state circa le due. Egli mi disse, ho qualcosa da mostrarti. E allora uscii con lui e andai verso la macchina per aiutarlo a portare a casa alcune scatole. Rovesciammo il contenuto sul pavimento della cucina, così da poterlo esaminare. C'erano delle aste, del materiale simile a carta stagnola e della plastica nera. Mio padre mi disse che erano resti dell'UFO precipitato a Roswell. Presi una delle aste e la portai sotto la luce. Mi accorsi che era lucida come uno specchio e che rifletteva le immagini. Notai anche che c'erano dei disegni. Sembravano geroglifici stampati all'interno dell'asta. Erano simboli di diverse forme che non avevo mai visto. La stampa, che aveva diffuso la notizia dell'evento, fu costretta a ritrattare le proprie affermazioni. Tutto ciò per evitare il diffondersi del panico fra la popolazione. Andammo a casa di Mac per vedere i resti che aveva trovato. Presi un frammento. Sembrava un po' più largo di una matita e lungo circa 15-16 centimetri. Mac aveva trovato anche dei fogli che sembravano di alluminio. Se però provavi ad accartocciarli, questi ritornavano completamente lisci. Non c'erano assolutamente pieghe. C'era anche una specie di nastro che aveva qualcosa stampato sopra come un inchiostro rosa violaceo. Sopra c'erano dei geroglifici o dei disegni incomprensibili che non avevamo mai visto prima. Si dice che sul luogo dell'incidente furono trovati anche i corpi di alieni che furono recuperati dall'esercito che allertò il pronto soccorso locale. Sentiamo il medico di guardia. Fui chiamato d'emergenza alla base militare di Roswell. Dennis fu incaricato di trasportare in ospedale un pilota ferito. Arrivato in infermeria, vidi tre autocarri militari dove parcheggiavo di solito. Guardai dentro e vidi molti rottami, sicuramente provenienti da un grosso incidente. Ricoverato il ferito, fui richiamato da una certa animazione nella zona dell'obitorio. Vidi uscire un'infermiera che conoscevo, era sconvolta, e mi disse, «Dennis, vattene più in fretta che puoi, perché rischi di metterti in guai seri». Stava piangendo ed era molto nervosa e spaventata. Il giorno dopo la incontrai di nuovo. Mi raccontò che avevano fatto un'autopsia. Mi disse anche che nella sala operatoria c'era un telo che copriva due corpi tremendamente mutilati. Mi riferì di aver visto una mano con quattro dita staccata da uno dei corpi. Un'altra caratteristica straordinaria erano dei piccoli cuscinetti adiposi che ricoprivano la punta delle dita e sembrava che avessero delle ventose. Come tutti gli altri resti dell'incidente, anche quelli visti da Glenn Dennis, furono immediatamente trasportati alla base militare. Come testimonia Frank Canfunam, uno dei militari accorsi sul luogo dell'incidente, dove ricorda di aver visto un mezzo molto simile a un disco. Negli anni 90, l'americano Santilli ha proposto alle TV mondiali il filmato dell'autopsia che analizziamo con una ricostruzione. Ad aiutarci nell'analisi del filmato è il colonnello Daniel McGovern, il primo a filmare Nagasaki dopo l'esplosione atomica. Secondo me, tutto l'apparato di ripresa fu puramente amatoriale. McGovern sostiene infatti che in un'occasione così eccezionale bisognava affidarsi ad operatori e apparecchiature professionali di cui l'esercito è sempre stato fornito. Santilli non ha mai voluto svelare il nome di colui che gli ha fornito il filmato. Questo fatto ha alimentato i dubbi sulla sua autenticità. Le perplessità non si riferiscono solo alla tecnica di ripresa, ma anche a come è stata affrontata l'autopsia. Il dottor Sivaloganathan è un patologo che ha eseguito più di 20.000 autopsie anche in seguito ad incidenti aerei. L'autopsia sul corpo di un alieno è una cosa mai eseguita.
Se avessi fatto io questa autopsia, avrei separato dal collo e dalla bocca tutti gli organi interni. Avrei preso cuore e polmoni e li avrei portati sul tavolo delle sezioni per eseguire una sezione anatomica. Invece, tutto quello che vidi fu qualcuno che prendeva un paio di forbici con l'indice e il pollice, cosa che nessun patologo fa, perché il taglio non è controllabile. Tutti i patologi impugnano le forbici con il pollice e il medio, così che l'indice possa guidare e tenere la mano ferma. Quello che è stato fatto nel filmato, inoltre, era semplicemente andare dentro, prendere un organo senza fare attenzione, mettere i resti in piccoli vassoi e portarli via, come se si fosse in una macelleria e non in un obitorio. L'altra cosa che ho notato è che non furono misurati né la ferita né il corpo. Normalmente quello che tutti i patologi del mondo fanno è di esaminare con molta attenzione le ferite, misurarle, guardarne i contorni e poi fotografarle. Un altro dubbio lo desta il breve tempo impiegato per fare l'autopsia. Un'ora e mezza contro le quattro necessarie per un'autopsia a seguito di morte violenta. Un altro tentativo di spiegare il mistero di Roswell si riferisce a palloni aerostatici lanciati dai giapponesi durante la guerra. Appesi a questi palloni vi erano ordigni esplosivi che venivano sganciati sul territorio americano. La teoria ipotizza che i resti trovati a Roswell fossero quelli di un pallone aerostatico con a bordo un equipaggio kamikaze. Così si spiegherebbe anche il ritrovamento di corpi. Resti di altri palloni dello stesso genere furono trovati in altre zone degli Stati Uniti. Ma nel 1947 le pianure del Nuovo Messico nascondevano altri segreti. La tecnologia tedesca delle V2, acquisita dall'esercito americano, veniva sviluppata e sperimentata. Nel corso degli esperimenti, però, vennero commessi degli sbagli. Per un errore di programmazione, un missile per poco non colpì una città e altri andarono persi in aree desertiche. C'è chi pensa che a precipitare a Roswell non sia stato un UFO, ma una V2 di nuova concezione. La presenza di corpi privi di vita sul luogo del disastro viene spiegata dall'inserimento di scimmie che veniva effettuato ai tempi all'interno delle testate dei missili. Questo documento, filmato all'epoca, conferma che furono utilizzate nel corso di lanci. Quelli che il generale Raimi diceva essere resti di un UFO potrebbero quindi essere stati quelli di una V2. Un'ultima teoria sostiene che i resti di Roswell fossero quelli di palloni meteorologici che al tempo venivano lanciati da un gruppo di studenti dell'Università di New York in forma sperimentale. Tirando le somme, dobbiamo ammettere che tutte le tesi che tendevano a smentire la caduta di un'astronave aliena non hanno mai documentato ampiamente la propria validità. Troppe sono le testimonianze che hanno documentato che a Roswell è successo qualcosa di sicuro interesse scientifico per tutta l'umanità e che per ragioni di non allarmismo si sia creato un muro di segretezza. Per conoscere la verità bisognerà attendere i primi anni del XXI secolo, quando verrà reso pubblico il contenuto del famoso Blue Book, che racchiude tutte le relazioni riguardanti i fenomeni sugli UFO. Vladivostok, uno dei porti cruciali dell'ex Unione Sovietica. Non molto lontano da qui si trova una zona che viene considerata luogo di un incidente di una nave spaziale aliena. Ci siamo recati sul posto e ci siamo serviti dell'aiuto di un esperto russo di UFO, il giornalista televisivo Georg Knapp. Ci stiamo dirigendo verso Dalnegorsk. 10 anni fa questo viaggio non sarebbe stato possibile. È un luogo molto fuori mano. Ecco perché ci troviamo su questo elicottero militare. È l'unico modo per arrivare là.
Inoltre, politicamente, 10 anni fa, quando avvenne l'incidente, se fossimo andati a Vladivostok e avessimo fatto fotografie del porto e dei suoi segreti militari, saremmo stati a dir poco imprigionati. Stiamo andando là per vedere se l'incidente di Darnegorsk è l'equivalente russo del caso Roswell. Ci sono testimonianze di più avvistamenti e analisi scientifiche del materiale. L'incidente di un oggetto sconosciuto a Dalnegorsk, in Siberia, nel gennaio 1986, fu argomento di molte domande. Ci si è chiesti che cosa fosse quella sfera di 2 metri che volava parallela al suolo tra le colline. Si spostava a solo 60 km all'ora. È difficile quindi pensare a un fenomeno naturale come un meteorite, un satellite caduto o una parte di un missile. Le tracce portano veramente a una tecnologia extraterrestre? Sono definitivi i testi redatti dopo l'analisi dei resti? Tra i monti che circondano la città domina una montagna chiamata Altezza 611. Testimoni videro la strana sfera volare verso il crinale, salire e quindi cadere, incendiandosi vicino alla cresta. Era rossa e arancio. Cambiava colore continuamente. Quando saliva diventava più luminosa e quando scendeva più scura. Salendo emanava raggi di luce. È accaduto il 29 gennaio 1986. Abbiamo visto uno strano oggetto, era giallo e luminoso, sembrava il sole. Si spostava parallelamente al terreno. Ne fuoriusciva un singolo grande raggio di luce. Poi scomparve oltre la collina. Non ho sentito esplosioni e non ho visto flash di luce. Tuttavia, dopo essere salita e scesa alcune volte, è svanita oltre la collina. Secondo lei, cosa pensa che fosse? Un UFO, è ovvio. Squadre di ricerca trovano il punto dell'impatto. Materiali misteriosi, oggetti a forma sferica, garze e reti vengono prelevati dagli accademici dell'esercito. Ai ricercatori locali restano solo pochi frammenti. Nell'arco di 3 anni viene redatto uno studio di 300 pagine, il cui autore evidenzia nei reperti caratteristiche ignote. Sul luogo dell'incidente trovai pezzetti di selce magnetizzata e circa 300 grammi di materiale sconosciuto. Dopo l'incidente su Altezza 611 ci furono molti altri avvistamenti di UFO su Dalnegorsk: dischi, oggetti di forma sferica e luci. Sembrava che quegli oggetti stessero cercando qualcosa sul terreno perché utilizzavano molte luci. Erano luci molto interessanti, illuminavano solo il terreno. Non c'erano raggi visibili nel cielo. Tutto mi portò a credere che quegli oggetti fossero stati fabbricati da esseri di grande intelligenza, probabilmente di origine extraterrestre. Un relitto metallico recuperato sul luogo contiene numerosi elementi più duri di quelli reperibili sul nostro pianeta. Questo oggetto è costituito da fili di quarzo e oro più sottili di un capello umano, intessuti a rete. Ciò che ho analizzato, dice Valeri, non è qualcosa fatto sulla Terra, ma parte di qualcosa di extraterrestre. Nessun altro ricercatore russo ha pubblicato qualcosa sui suoi ritrovamenti o mostrato del materiale. Si deve trovare una risposta a questo fatto, prima che anche qui tutto venga messo a tacere. A differenza di molti casi di UFO, questo potrebbe essere risolto. I russi hanno sequestrato i resti di Dalnegorsk da più di 10 anni. Fu detto che l'oggetto era di origine terrestre. Ma dove sono i rapporti? E ancora, dove sono i resti? L'unica analisi scientifica rilasciata a tutt'oggi suggerisce che l'oggetto non era stato fatto sul nostro pianeta. Nella base aerea della RAF a Woodbridge, in Inghilterra, ha sede una squadriglia dell'aeronautica americana. Nel dicembre del 1980, il personale di servizio fece un incontro inaspettato.
Un memorandum interno dell'aviazione americana conferma l'accaduto. Sentiamo la testimonianza dell'autore di questo documento. Nel 1980 fui assegnato al comando della base di Woodbridge. Nella sera del 29 dicembre era in corso un party. Avevamo appena finito di cenare quando il tenente di polizia in servizio entrò agitato e pallido. Doveva parlare con me e con il comandante della base e disse: «È tornato». Gli chiedemmo: «Che cosa è tornato?». Lui rispose: «Lo sapete, l'UFO è tornato». Tre giorni prima c'era stato un avvistamento testimoniato da molti addetti alla sicurezza. Attraversammo la base e uscimmo dal cancello di servizio. Procedemmo verso la zona del bosco dove si supponeva ci fosse stato un atterraggio alcune notti prima. Arrivati sul posto, iniziammo a fare dei rilevamenti. All'improvviso, qualcuno notò una luce poco distante da noi. Brillava come il sole, era luminosa, ma aveva un centro scuro e sembrava ci fosse qualcosa che gocciolava fuori. Sembrava metallo fuso. La luce era a circa 30 metri alla nostra sinistra, quasi di fronte a un campo coltivato. Appena ci avvicinammo, la staccionata al bordo del campo esplose improvvisamente, ma tutto accadde nel più assoluto silenzio. Improvvisamente, l'oggetto si divise in cinque parti bianche e scomparve. Solo allora ci accorgemmo che c'erano altri oggetti nel cielo, due a nord e uno a sud. Erano luminosi, colorati e si muovevano molto rapidamente, come se fossero in formazione. Li guardammo per alcuni minuti, ci voltammo e guardammo l'oggetto verso sud e improvvisamente questi si diresse verso di noi velocemente. Si fermò poco distante e inviò a terra un raggio che si fermò ai nostri piedi e rimase lì per alcuni secondi e poi si spense. In qualche modo riuscimmo a comunicare con il comando e chiedemmo di controllare quel settore con i radar. Ci dissero che non rilevavano niente sullo schermo e che non riuscivano a darci spiegazioni. Non avevo mai visto niente di simile. Era sicuramente alieno. Ho avuto una sensazione chiarissima quella notte e sono fermamente convinto che quegli oggetti che abbiamo visto fossero sotto una specie di controllo intelligente. Tre giorni prima, gli uomini di pattuglia ebbero un contatto fisico con degli UFO. Mi fu ordinato di uscire dal cancello est. Erano quasi le 4 di notte. Andai verso il bosco. Quando arrivai, c'erano sul luogo due unità di polizia. Stavano indicando una zona boschiva a circa 300 metri dal cancello est. Vedemmo una luce pulsante bianca, gialla e blu. Più ci avvicinavamo, più la luce aumentava. Giunti al limite del bosco, riuscivamo a fatica a tenere gli occhi aperti. A 50-60 metri dall'oggetto, la luce si attenuò un po' come per permettermi di avvicinarmi. Quando arrivai a circa 10 metri, mi resi conto di non aver mai visto un tipo di aereo simile. Aveva le fiancate triangolari come una piramide, circa 8 metri per 8 metri per 9, alto circa 7 metri. L'apparecchio sembrava fatto con un materiale molto levigato, simile a vetro nero. Alla sua base c'era ciò che sembrava essere un qualcosa fatto per supportare il velivolo che aveva lasciato l'impronta di un triangolo sul terreno. I colori che coprivano i suoi bordi erano rosso, blu e giallo. Procedetti verso l'apparecchio. Mi fermai a lato e notai delle scritte indecifrabili, iscrizioni molto strane sul lato dell'apparecchio. Non sapevo cosa fossero. L'apparecchio era caldo.
Osservai il velivolo per circa 15-20 minuti, continuando a girargli intorno e a toccarlo. Poi, improvvisamente, dopo 15 minuti, l'apparecchio iniziò a muoversi, retrocedendo verso gli alberi. Probabilmente arretrò di circa 60-70 metri. Poi l'apparecchio si alzò sopra gli alberi e in una frazione di secondo sparì. Quello non era un aereo. Non avrebbe potuto volare. Non emetteva alcun suono ed era in grado di spostarsi e di decollare in un attimo. Ha queste possibilità l'aviazione americana? No. Le ha qualcun altro in qualche parte del mondo? Non per quanto io sappia. Troppe sono le testimonianze perché si possano ignorare. Non possiamo nascondere la testa nella sabbia come gli struzzi. La scienza ufficiale, nell'interesse dell'umanità, deve dare una risposta. Fra non molti anni, forse, questa ci verrà data, quando il contenuto del Blue Book sarà di pubblico dominio. Sono il soggetto dei nostri incubi e pervadono la nostra cultura popolare. Anche se sono alieni, ci sono curiosamente familiari. Sono amici o nemici? E soprattutto, esistono davvero? Gli scienziati hanno gli occhi puntati verso il cielo alla ricerca di una risposta alla domanda più attuale. Siamo soli nell'universo o c'è qualcun altro là fuori? È un sogno divenuto realtà? O un incubo? La maggior parte della gente crede nell'esistenza degli alieni. Secondo alcuni, gli alieni sarebbero addirittura già qui. Qualche remoto posto dell'universo gli alieni esistono, prima o poi assisteremo al loro arrivo sulla Terra. Alcuni sono già arrivati a Hollywood. Nel frattempo, l'indagine viene portata avanti da un piccolo ma tenace gruppo di scienziati che stanno dedicando la loro vita alla ricerca di alieni autentici. Aspettano pazientemente di effettuare la scoperta del millennio. Fuori dalla nostra galassia, la Via Lattea, ci sono miliardi di altre galassie. Secondo gli scienziati, ci potrebbero essere più soli nel cosmo in grado di alimentare la vita che granelli di sabbia sulla Terra. Un'eventualità che ci sembra incredibile, eppure siamo davvero gli unici esseri evoluti dell'universo. Senza un indizio dal cielo, o almeno un segnale da un altro sistema solare, non possiamo esserne certi. Perciò, continuiamo a scrutare le stelle. Il SETI, Ricerca di Intelligenze Extraterrestri, è un programma di studio che si occupa dell'ascolto di eventuali segnali provenienti dall'universo. In realtà, la ricerca ebbe inizio negli anni 50, quando russi e americani cominciarono a rincorrersi nello spazio. Si diede campo libero all'immaginazione.
cosa o chi altro c'era nello spazio. Washington, London, Paris, Moscow, our key target. Con tutti i missili che esplodevano, la gente cominciò a vedere qualcosa e a volte anche a filmare. The whole world is under attack. Can it survive? La Terra divenne una facile conquista cosmica per alieni cattivi, alieni buoni e alieni meccanici. Avversari troppo forti per dei comuni mortali. Nel 1964 gli Stati Uniti lanciarono su Marte una sonda spaziale alla ricerca di segnali di vita. In passato, alcuni scienziati credevano che i profondi solchi visibili sulla superficie del pianeta fossero canali costruiti da operosi marziani. Nelle spaccature della superficie di Marte, qualcuno vede ancora le rovine di una grande e antica civiltà. Oppure un enorme volto di umanoide scolpito da extraterrestri. Ma in realtà le foto inviate dalla sonda spaziale ci hanno mostrato un paesaggio arido e senza vita. Il pianeta considerato più adatto ad ospitare forme di vita sembrava all'apparenza morto. Quel senso opprimente di solitudine cosmica fu una grossa delusione per tutti i simpatizzanti del progetto SETI. Forse, si pensò, siamo soli. Ma se non c'è nessun altro nel nostro sistema solare, perché non mandare navicelle spaziali in sistemi più lontani? Forse un giorno le nostre sonde raggiungeranno galassie ancora sconosciute. Per ora possiamo cercare di stabilire dei contatti attraverso le onde radio. In questo momento tutte le onde radio e TV si stanno diffondendo nello spazio alla velocità della luce. I primissimi programmi ora hanno probabilmente percorso una distanza pari a 50 anni luce, vale a dire sono arrivati 12 volte più lontano di Alfa Centauri, la stella più vicina alla Terra. Una navicella spaziale impiegherebbe 500.000 anni a coprire la stessa distanza. Se nello spazio c'è qualcuno, lo sentiremo prima per radio? Siamo nel 1955 a Cambridge, nel Massachusetts. Francis Drake, questo giovane astronomo, senza saperlo, sta per entrare nella storia. È un laureato di Harvard. E una fredda sera, rimasto solo nel laboratorio di astronomia, fece una scoperta che risultò subito sensazionale. Per lui, un debole segnale percepito da un radiotelescopio segnò un'importante pietra miliare nella ricerca di intelligenze extraterrestri. Drake puntò l'antenna parabolica verso le Pleiadi, un gruppo di stelle della costellazione del Toro. Si stava preparando per una notte di studio quando improvvisamente il ricevitore captò qualcosa di strano. Un segnale insolito proveniente da quelle lontane stelle. La frequenza del segnale faceva pensare che provenisse da una fonte intelligente. Drake raccontò di aver provato una forte emozione e di aver pensato, almeno all'inizio, che forse l'agente delle Pleiadi stava cercando di mettersi in contatto con l'uomo. Oggi Frank Drake è il presidente del SETI Institute di Mountain View in California. Studi successivi dimostrarono che il segnale non proveniva dalle Pleiadi. Puntai il telescopio in altre direzioni e il segnale era sempre presente, perciò era di provenienza terrestre. Tutto ciò suggerì comunque che le onde radio potevano costituire un mezzo di comunicazione fra civiltà diverse. Drake diede inizio al monitoraggio delle onde radio cosmiche in cerca di segnali di vita intelligente. Il dottor Seth Shostak è uno stretto collaboratore di Drake al SETI Institute.
Tiene sotto controllo i deboli segnali radio provenienti da più di 1000 stelle. Il progetto Phoenix ascolta i segnali provenienti dal cielo. Ascoltiamo sia i segnali continui a una sola tonalità, come un fischio, sia i segnali a intermittenza, quei segnali che si accendono e si spengono come la luce di un faro, per intenderci. Il segnale più importante che abbiamo ricevuto è stato una semplice linea costante sullo schermo del computer. Solo la squadra di Shostak e pochi altri uomini sulla Terra hanno avuto la fortuna di captarla. Questo ricevitore non è reperibile nei negozi. Ce lo siamo costruito noi due e per farlo abbiamo avuto bisogno di molte componenti elettroniche e apparecchiature speciali. Intendo dire che questo è un ricevitore molto complicato come hardware e utilizza software sofisticati. Il progetto Phoenix non solo capta milioni di frequenze al secondo, ma decodifica simultaneamente i segnali. Facciamo uso di un computer di particolari capacità operative. Ogni secondo può captare 28 milioni di canali radio e decide se c'è qualcosa di interessante che valga la pena di comunicare all'astronomo. Nel 1955 la ricerca di vita intelligente fece un grosso passo avanti quando un gruppo denominato Società Planetaria svelò il suo straordinario progetto Beta, che avrebbe avuto la stessa capacità ricettiva di 250 milioni di apparecchi radio funzionanti, tutti contemporaneamente alla ricerca di quel segnale che entusiasmerebbe il mondo. L'enorme parabola, ampia 25 metri, del radiotelescopio Beta capta su 250 milioni di canali e scandaglia il cielo a 180 gradi. Più di una volta gli astronomi hanno trattenuto il respiro. Ma i segnali che sembravano essere extraterrestri erano di origine terrestre. Con lo sviluppo della tecnologia e la riduzione dei costi, le probabilità di stabilire questo contatto crescono di anno in anno. Credo che il contatto verrà stabilito. Piuttosto resta da vedere quanto tempo ci vorrà, ma questo dipenderà dall'impegno che vorremmo dedicarvi. La serietà con cui stiamo lavorando ora mi induce a sperare e perfino a scommettere che il contatto avverrà entro i primi anni del 2000 o anche prima. Il dottor Charles Spiegel, psicologo, è il direttore della Unarius Academy in California. Gli unariani prevedono che la nostra odissea nello spazio culminerà nel 2001, l'anno del contatto. Sì, credo, anzi so, che ci sono persone nello spazio. Esiste una vita intelligente fuori da questa Terra. Ci sono migliaia di altri mondi popolati da esseri intelligenti. E queste persone stanno cercando di attirare la nostra attenzione. Lo stanno facendo seguendo un piano prestabilito, messo a punto da un creatore che vive al di là della terza dimensione, quella della coscienza. Gli unariani non conoscono soltanto l'anno dell'arrivo degli alieni, ma anche il mese, ottobre. Perciò hanno già preparato un luogo per l'atterraggio. Secondo gli unariani, i 33 pianeti della Confederazione Aliena sono popolati da creature più intelligenti di noi, ma non più temibili. Il loro arrivo non inaugurerà la guerra dei mondi, ma l'età dell'acquario. Questo è il luogo dove atterreranno le navicelle provenienti da 33 diversi pianeti della nostra galassia. Ciò che vedremo sarà una luce splendente. E da quella luce usciranno le 33 navicelle e si schiereranno. Dapprima le vedremo separarsi nel cielo. Poi assisteremo ad uno spettacolo unico. La prima nave atterrerà e la seconda si poserà sopra di essa agganciandosi. Poi la terza si aggancerà sulla seconda, la quarta sulla terza, e così di seguito, finché ci saranno 33 piani. Sarà una specie di imponente colonna.
La maggior parte degli scienziati non immagina così il primo contatto. Molti astronomi sono d'accordo con gli Unariani solo su un punto. Da qualche parte nello spazio ci sono altre forme di vita. Tutte le creature, terrestri e non, necessitano di alcune sostanze essenziali per sopravvivere. Nell'Orsa Maggiore, a circa 300.000 miliardi di chilometri, sono stati individuati due pianeti abbastanza temperati sui quali si trova l'acqua, un requisito essenziale per la vita. All'interno del nostro sistema solare si pensa che una luna di Giove e il pianeta Marte abbiano un tempo ospitato forme semplici di vita. Steve Marin, astronomo della NASA che si occupa del telescopio spaziale Hubble, crede negli extraterrestri, ma ha qualche dubbio sulla nostra ricostruzione del loro aspetto. Non ho idea di come potrebbe essere una vita intelligente in un'altra parte dell'universo, ma credo che molte delle interpretazioni da noi date non siano proprio corrette. Ci sono persone che dicono «deve assomigliarci, i suoi occhi devono essere per forza davanti per vedere dove vanno». Ma la natura ha in serbo soluzioni sorprendenti per problemi che noi non potremmo affrontare. Gli scrittori di fantascienza con la loro fervida immaginazione hanno le stesse probabilità degli scienziati di indovinare l'aspetto di un extraterrestre. Le nostre opinioni sul loro aspetto sono state materializzate dalla televisione, dal cinema e dalla fantasiosa immaginazione degli artisti e degli scultori che li hanno creati. L'idea parte dal copione. Leggiamo attentamente il copione, lo analizziamo e cerchiamo di immaginare quali modelli si adattino alla storia specifica a cui stiamo lavorando. Gli artisti e gli scultori della Optic Nerve Studios creano gli esseri che popolano film di fantascienza come Babilonia 5. Il designer John Hovich crea alieni da quando aveva 14 anni. Cerchiamo di osservare la natura per capire qual è la logica che sta dietro all'evoluzione della vita. Osserviamo, credo, l'evoluzione. Prestiamo attenzione ai diversi tipi di creature, alle diverse specie. Usiamo anche un po' della nostra immaginazione per creare alcuni disegni e poi spesse volte prendiamo spunto da molti libri e da animali veri o insetti, come questi. Magari scegliamo qualcosa che ci piace, una vespa o un tricheco. Io faccio molto uso dei modelli di coccodrillo e poi li associo alle fattezze umane. Oppure incrocio due animali diversi e ottengo un essere differente che non assomiglia a nessuno dei due originali. Qualcosa che potrebbe essere un alieno. Mentre gli artisti si domandano come potrebbero essere gli extraterrestri, qualcuno conosce già la risposta perché li ha incontrati di persona. Alcuni ritengono che la ricerca di intelligenze extraterrestri dovrebbe iniziare qui, sulla Terra. Ne è un esempio l'autore Bud Hopkins, che ha intervistato dozzine di persone che sostengono di essere state rapite dagli alieni. Quando esamini questi casi uno per uno, ti rendi conto che sfuggono a qualsiasi spiegazione razionale. Ciò costituisce una prova inconfutabile. A quelle persone è davvero accaduto qualcosa di sconvolgente e anche gli psicologi e gli psichiatri che analizzano questi casi spesso si convincono che quella gente ha avuto delle esperienze reali, è veramente entrata in contatto con un UFO. Una donna che preferisce rimanere anonima afferma di essere stata rapita più volte da quando aveva 5 anni. Sono alti 1,5 metri circa. Hanno la testa più grande della nostra. E sono molto, molto pallidi. Hanno gli occhi neri, molto grandi e a mandorla. Quando li guardi è come se guardassi nelle profondità. Si vedono tante cose in quegli occhi. Voglio dire, quegli occhi sono una cosa che non dimenticherò mai.
Gli alieni andarono per la prima volta da lei nel cuore della notte, nella fattoria dell'Iowa dove è cresciuta. Ritornarono innumerevoli volte per condurre i loro esperimenti. In incontri come questo si dice che gli alieni comunichino coi terrestri telepaticamente e assicurino loro che tutto andrà bene. Gli alieni lasciano dietro di loro più domande che risposte. Quando compariranno la prossima volta? Perché visitano alcune persone e altre no? Che tipo di informazioni stanno raccogliendo e a quale scopo? Non sappiamo quale sia il loro obiettivo finale e questo è l'aspetto più fastidioso di tutta la faccenda. A mio parere, trattano le persone come noi trattiamo gli animali in laboratorio. Se i loro esperimenti sono di tipo genetico, ovviamente ci vorrà un po' di tempo. Tutto sembrerebbe indicare che si tratti proprio di esperimenti di questo tipo. Esperimenti genetici a lungo termine, effettuati con l'impiego del loro DNA e del nostro. I disegni fatti dai rapiti sono proprio come gli identikit dei ricercati forniti dai testimoni di un crimine. Tutti concordano sull'aspetto del colpevole, una creatura con la testa sferica e con enormi occhi neri a mandorla. Nessuno sa quanti uomini siano stati rapiti dagli alieni. Secondo Hopkins potrebbero essere milioni, ma solo una piccola percentuale racconta in pubblico la sua storia. Diversamente dagli unariani, alcuni rapiti pensano che gli alieni portino solo guai. Grandi città potrebbero essere rase al suolo da mostruosi dischi volanti. Agli occhi degli alieni, noi potremmo essere una sorta di creatura fastidiosa che deve essere eliminata. Oppure potremmo essere visti come un animale curioso da inserire in uno zoo interstellare. O una bestia da soma che deve essere domata e ridotta in schiavitù. In altre parole, potremmo essere loro vittime. Secondo altri, potrebbe essere un incontro positivo fra gli esseri venuti dal cielo e noi. Con alieni più saggi di noi alla nostra guida, potremmo eliminare dal pianeta tutti i mali, come l'inquinamento, le malattie e le tasse. In ogni caso, l'annuncio dell'esistenza degli alieni sconvolgerebbe la Terra, anche se è quasi certo che il primo contatto non avverrà per mezzo di una navicella spaziale, ma attraverso semplici segnali radio. Interrompiamo il programma per una notizia straordinaria. Buonasera da Carol Howard. Pochi minuti fa una fonte autorevole all'interno della Società Internazionale di Radioastronomia ci ha confermato che è stato stabilito un contatto con esseri alieni intelligenti. Per evitare il panico, la Commissione Internazionale di Scienziati del SETI ha redatto un protocollo che stabilisce cosa fare nel caso venga scoperta un'intelligenza extraterrestre. Prima, lo scopritore deve escludere ogni fenomeno naturale o interferenza terrestre. Poi, la scoperta deve essere confermata da un altro osservatorio. A questo punto si può diffondere la notizia, così tutti possono puntare il telescopio nella stessa direzione. Poi si informa il mondo intero attraverso una conferenza stampa. Il protocollo del SETI non fa nessun riferimento al tipo di risposta. Per ora, la comunità del SETI si accontenta di ascoltare i segnali radio. Donald Tartar, consulente dell'Università Internazionale dello Spazio, ritiene che stiamo perdendo un'opportunità. In questo modo, rischieremmo di trovarci impreparati di fronte alla più grande scoperta della storia della scienza. A mio avviso, dovremmo dare una risposta immediata. Una specie di messaggio telefonico preregistrato, col semplice scopo di comunicare che abbiamo ricevuto il segnale e che ristabiliremo il contatto al più presto. Seth Shostak è di parere contrario.
Secondo lui, le distanze intergalattiche sono troppo vaste per sostenere una conversazione. La civiltà più vicina potrebbe essere a 100, 200 anni luce. Supponiamo 200. Se inviamo un messaggio, ci mette 200 anni ad arrivare. Se ci rispondono, ce ne vogliono altri 200. Nel frattempo, possiamo aver perso interesse per la cosa o non avere più fondi. Perciò, non seguiremo questo iter. Se la ricerca di vita intelligente nello spazio intercetterà un segnale, sarà l'evento più importante della storia dopo la scoperta del fuoco. Anche se l'incontro avverrà più avanti nel tempo, sapremo comunque che c'è qualcun altro nell'universo e che, dopo tutto, non siamo soli.